2021, monetizzazioni su Facebook, ho fatto $500,000. Porco cane. Questa foto, no? L'ho messa 7 ore fa, già aveva aggiunto quasi 1 milione di persone. È interessante. 1 milione di persone a costo zero. Nel mio scorso viaggio a New York, per la maratona, ho incontrato Piero Armenti, che per casualità vive a 5 minuti dall'hotel in cui mi trovavo. Piero ha una pagina Facebook, nonché un'agenzia di viaggi, che si chiama Mio Viaggio a New York. In pochi anni è diventata il punto di riferimento e grazie ai social ha reso la sua agenzia gigantesca, guadagnando milioni negli ultimi anni. In realtà l'avevo già incontrato per pochi minuti nel 2019 e mi sono reso conto che doveva vivere una vita veramente particolare. E inoltre già dai video si capisce che è un personaggio, anche parecchio divisivo. Così a distanza di 3 anni l'ho intervistato per un mio episodio di Nella vita di, formato dove entro nella vita delle persone di cui mi chiedo sempre: ma che vita fa questo? Quindi per prima cosa ho raggiunto Piero nel suo appartamento in centro a Manhattan e mi sono fatto fare un tour. Siamo finalmente nella famosissima casa di Piero e ho sognato 200 volte. È un true bedroom. Per i parametri di New York si può considerare una casa grande, più che decente. Secondo me la parte che mi ha fatto innamorare di questa casa è il balcone, perché a New York non tante case hanno il balcone. Io che sono abituato, vivendo al sud, a stare sul balcone, bere un caffè, guardare il Mediterraneo, mi piaceva l'idea di poter replicare qua, ovviamente, con le luci di Manhattan, poi di notte Manhattan speziale. Questo ovviamente la sala da pranzo, la si può definire. Questa è la zona cucina. La cosa bella è che quando vieni in questi appartamenti tutto questo già c'era. Soprattutto qualsiasi cosa si dovesse rompere in casa, vado nel sistema online, apro il ticket e dopo mezzo, un'ora viene qualcuno e la aggiusta. Infatti, cioè tipo qua il frigorifero. Il frigorifero, la stoviglia mi si è rotta, l'ho fatta aggiustare, le tende. Incluso nell'affitto. Sì, ovviamente l'affitto è alto. Questo ovviamente è una stanza che uso come studio, come il bagno dei gatti. Infatti ho 2 lettiere. Questa è la mia scrivania, dove io normalmente curo tutte le mie attività. Il mio ufficio, diciamo. Qual è il tuo ufficio qua? Beh, bello. Ma tutti questi quadri è una passione tua o c'erano già? Ne vedi molti, eh. Sì, alcuni sono importanti, sono davvero importanti. Altri sono più una passione. Per esempio questi due. Una pittrice che ritrae Lake George, che sta a nord di New York. Un lago per me bellissimo. Questa qua ci tengo, posso farlo vedere? Certo. È il mio titolo di dottore in letterature ispano-americane. È il mio tesserino da giornalista professionista. Ammazza. Preso nel 2006, quindi. Andiamo avanti. Allora, ho 2 bagni e questo è già qualcosa molto difficile da trovare a New York. Però i bagni, vedi, sono un po' piccolini. Sì, senza finestra, è un classico di New York. Questo è il gatto. Molto, molto tranquillo. È molto dolce, sembra un cane. Si fa tutto, prendo, fa qualsiasi cosa. Ah beh, grande la camera da letto, pensavo più piccola. No, camera da letto grande. Questa è una stampa che è quella che mi ha spinto, secondo me, a fare qualcosa a New York. Mi piaceva questa City of Ambition, no? Questi grattacieli. Mi dava molta fiducia, come dire, caspita, gli occhi della città dell'ambizione, ci devi provare, se no sei venuto a fare. Poi, insomma, l'edificio ha anche piscine, palestre, rooftop, sono gli edifici newyorkesi. Sì, poi centrali, diciamo, sei... Sì, sono centrale, sono vicino a Central Park, vicino al mio ufficio. Forse, ecco, quello che mi manca è un po' di relax, nel senso che tu appena scendi di casa, boom, ti piomba la città addosso, di sera senti sempre sirene, caos. Però basta che vado a Central Park, che sta a 2 passi, e trovo un po' più di relax. Quanto paghi d'affitto? Lo diciamo? Sì, anzi lo faccio anche vedere. Sono $5,775 di affitto al mese. Sì, più $80 in più per palestra e piscina al mese. $6,000, vado a arrotondare, dai. Dai, sembra un po' meno di 6.000. Il prezzo al metro quadro qua è folle in questa zona, per questo costa tanto anche. Noi siamo sulla 56. Billionaire Row. La parallela è la 57, la Billionaire Row. Prossimi anni l'idea è andare alla 57. 57, guarda. Sì, penthouse. Sì, penthouse. No, vediamo. Vediamo se ci si arriva. Così ci siamo seduti sul divano e ho fatto un paio di domande un po' più personali per capire di preciso il suo personaggio. Purtroppo, ragazzi, dovete perdonarmi, ho avuto un paio di problemi con l'audio, però le cose che dice sono veramente interessanti. Giornata caldissima qua a New York. Estiva, sto sudando, siamo a casa. Dovrei mettere l'aria condizionata per com'è. Pazzesca questa cosa. Caldo, sì. Prima di tutto facciamo un piccolo excursus della tua storia. Perché vivo a New York e cosa fai nella vita? Da 11 anni vivo a New York. Ciò che mi ha spinto a New York nel 2011 è stata la voglia di provare a fare qualcosa di importante. E nel 2014 ho lanciato il mio viaggio a New York, prima come pagina Facebook, poi è diventato un tour operator. Ormai siamo, diciamo, leader del mercato. Tu dove sei cresciuto? Io sono cresciuto a Salerno. Ho fatto liceo classico a Salerno, ho fatto l'università, mi sono laureato in giurisprudenza. Ok, perché ti è venuta la passione di New York? Beh, è venuta mentre vivevo in
in Venezuela, paradossalmente. Vivevo a Caracas, facevo il giornalista nel 2004. Però là, sai cos'è? Vivevi ancora di più questa fascinazione per il sogno americano, no? Perché loro sono super affascinati. In queste megalopoli dell'America Latina, il mito di Miami, di New York, degli Stati Uniti era molto più presente. Incontrai un professore mentre facevo il giornalista in Venezuela che mi disse: "Voglio un fotodottorato". Sì, io non sapevo manco che era. Feci il concorso in cui si presentavano pochissime persone, riuscì a passare anche con la borsa di studio. Okay. E decisi: lascio Venezuela, faccio un bel dottorato. Perché poi tu nel 2011 hai terminato il dottorato, sì, e bravo, sei andato negli Stati Uniti. Quindi hai iniziato laureandosi in giurisprudenza, facendo mille giri, facendo un master in giornalismo, e poi hai ricominciato tutto da capo andando a New York per fare la guida di viaggio. Delle premesse che non lasciano pensare che avesse un futuro da imprenditore. E invece sì, il percorso è partito casualmente per arrotondare con un'idea, cioè il tour dei rooftop. Perché con l'agenzia con cui lavoravo non guadagnavo troppo bene, e quindi se voglio fare qualcosa che mi dia la possibilità di fare un lavoro dopo lavoro, quindi io smettevo di lavorare alle 6:30 il venerdì e alle 7 mi facevo il tour dei rooftop. Cioè i turisti venivano, pagavano, e tu gli facevi vedere tutti i rooftop più belli di New York. Sì, e poi sono bellissimi. Perché vabbè, poi venivano tutte ragazze, quindi uscivi con le ragazze, bellissimo, venivi pagato per farlo, quindi spettacolare. Dove vivevi in quel periodo? Ad Astoria. Ad Astoria, certo. Sì, Queens. Sì, sì. Ero con due coinquilini, io per la mia stanza sporca pagavo tipo $675 al mese. Ok, e si parla di 2011. Quindi l'inflazione ha fatto il suo dovere in questi anni. Quindi hai fatto il tour dei rooftop con un socio. Come l'hai conosciuto il suo socio? Lavorava con me. E decidemmo di fare questo tour dei rooftop assieme. E ci andò bene, solo che l'agenzia dove lavoravo ci scoprivano e ci licenziavano a tutti e due, perché non volevano facessimo una cosa del genere. Hanno scoperto che facevate il tour dei rooftop, sì, e vi hanno licenziato. Sì. Bello, come l'avete presa? Ah, e queste sono le grandi opportunità della vita, perché poi perso il salario fisso, eravamo costretti a farlo funzionare meglio, perché dovevamo subire. Quindi là abbiamo spinto al massimo e da là siamo. Invece la pagina Il mio viaggio a New York com'è nata? Il mio viaggio a New York nacque perché io avevo la voglia di raccontare New York. Quindi all'inizio feci questa pagina, il cui nome, Il mio viaggio a New York, se ci pensi, un nome generico. Decisi di raccontare New York come si racconta un parente. Cose particolari che vedevi in giro. Però subito sì, mi resi conto che la gente amava questa pagina, eravamo agli albori dei social. Non solo aumentavano i like alla pagina, ma iniziavano a venire le richieste: vengo a New York, dove andare, cosa fare. Dissi: sai cosa c'è? Oltre a vendere il tour de rooftop anche agli italiani tramite la pagina che ho già, ho iniziato ad arricchire il catalogo con tour, tipo tour de Bronx, Queens e Brooklyn, biglietti, sai, tutto ciò che puoi trovare a New York. Io ricordo il primo fatturato era tipo $86,000. Beh, cazzo, tanto uno stipendio vero e proprio. Sì, poi con il gruppo Facebook passammo a 350,000. Quindi, una volta aperta la pagina, l'ha sfruttata per portare clienti al tour de rooftop e aprire l'agenzia, e l'anno dopo hanno aperto l'ufficio a Manhattan e con l'aiuto della sorella ha iniziato ad assumere personale. Adesso quanto fattura che ragioniamo? Ora dovremmo chiudere, penso, 3-4 milioni. 4 milioni. L'anno migliore in assoluto qual è stato? Quella era la pandemia, sì. Stavamo sui 4,2. Vuol dire che Piero si mette in tasca 4 milioni di dollari? No, il business dell'agenzia comporta varie spese. Se vendi un pacchetto di viaggio stai comprando magari dei posti in un bus, delle attività, e le stai rivendendo con un margine, offrendo chiaramente un grosso servizio di organizzazione. Considera che a Natale ci vai anche in un giorno, anche 10-15 bassa al giorno. Ovviamente devi togliere poi gli stipendi, affitti e marketing. Quindi diciamo che secondo me un 10-15%. Quindi dopo tutte le spese, un 15% di utile su 4 milioni di fatturato sono $600,000. Mica spiccioli. Chiaramente ho anche dovuto chiedere come ha fatto ad affrontare la pandemia, dato che il suo intero business si basa sul far viaggiare gli italiani a New York. Mai avremmo pensato che sarebbe stato di fatti un anno e mezzo di blocco delle frontiere. Per fortuna noi, essendo un'azienda moderna, così leggera, non abbiamo avuto i problemi che magari poteva avere una pizzeria. Il locale lo abbiamo subaffittato a uno che faceva test Covid. Perfetto, quindi l'affitto ve lo siete ripagato, diciamo. Sì. E avete dovuto licenziare delle persone? Guarda, molti poi se ne sono andati, perché New York purtroppo in quel periodo veramente non aveva senso stare. Mm-hmm. Perché pagavi tanto di affitto ma non ti vivevi in New York, certo, era tutto chiuso. Non potevi uscire. E poi molti hanno avuto sussidi statali, cioè se tu venivi licenziato lo Stato ti dava anche $1,000 di stipendio a settimana. Ah. La gente diceva: caspita, allora non conviene tornare a lavorare. Bene, se conosco Piero Armenti, se lo conoscete anche voi, però, per la sua attività sui social. Tutto è partito dalla sua pagina Facebook, ma poi è diventato famoso grazie ai video. E ne mette così tanto che ormai è un vero e proprio creator, è anche famosissimo. Così mi sono chiesto se guadagnasse anche dalla sua attività da creator. 2021, monetizzazioni su Facebook, ho fatto $500,000. Ma sono un sacco di soldi. Le prove, vogliamo le prove. Qua non si raccontano stupidaggi. No, no. A vedere. Da gennaio a dicembre. Porco cane. A fronte di quante view? 268,9.
cavolo, ma un CPM paragonabile a quello di YouTube? Quindi non solo guadagna come creator, ma anche un sacco di soldi. Paragonabile al guadagno dell'agenzia. Quindi come mai Piero non passa direttamente a fare il creator, smettendo di fare l'imprenditore? È una fonte esterna, non sai mai cosa succede. Domani cambia qualcosa, cambia l'algoritmo, ti penalizza. Quindi per me il valore principale è l'agenzia, cioè indipendentemente dai guadagni, quello su cui punto per il futuro. È una vera e propria impresa strutturata, che può scalare. Puoi scalare, puoi venderla. È vero, non hai pensato di vendere l'attività? No. Magari tra 10 anni? No, magari accogli investitori per scalarla in qualche modo. Che poi, tra l'altro, essendo anche un creator, un'altra fonte di guadagno per Piero sono proprio gli accordi con i brand. La stessa cosa che faccio io per guadagnare. Infatti il mio canale è supportato da NordVPN. Che tra l'altro supporta anche Piero. NordVPN è un servizio che vi può aiutare in vari modi quando viaggiate, e anche non. Vi permette di localizzare il vostro IP in un altro paese oltre a quello in cui vi trovate. E inoltre aggiunge una barriera tra l'internet provider e voi. In questo modo potete sentirvi più sicuri quando vi collegate, per esempio, a wifi in viaggio, in aeroporto e wifi pubblici. O è utile anche per non far vedere le vostre ricerche e le vostre navigazioni su internet, appunto, a chi vi fornisce il wifi. Inoltre, ovviamente, in alcuni paesi alcuni siti sono bloccati o rallentati, o possono controllare quello che state navigando, e anche qua NordVPN può esservi utile. In descrizione trovate il mio link con cui trovate, anche nel futuro se guardate questo video, lo sconto più alto in assoluto, quindi il prezzo migliore. E soprattutto siete soddisfatti o rimborsati, per cui provarlo non comporta nessun rischio. Continuiamo col video. Racconti un po' la tua giornata. Cerco di fare sempre 3 video al giorno. Ma cavolo, sono tantissimi. Sì. Quelli li metto su Facebook e sono video che possono essere qualsiasi cosa. Io che cucino, io che passeggio, io che faccio colazione, quindi video fatti col cellulare. I video su TikTok sono pensati per TikTok. L'anno scorso diventa molto virale su TikTok con il format quanto costa mangiare questo. Sì, che hai detto con me. Tu lo sei con me. Sì. Okay. Come fai a fare 3 contenuti al giorno? È difficilissimo. Cioè, non finirai le cose di cui parlare a un certo punto? No, perché poi alla fine, ne so, ieri sono andato a mangiare una pizza con Martina, ho fatto un video di me che mangio la pizza, faccio una passeggiata sulla Fifth Avenue e magari ti faccio vedere la parte dove hanno messo il muro di Berlino. La bellezza di questi video che io chiamo ultra realisti è che tu di fatti non devi star lì a pensare, puoi fare video di qualsiasi cosa. Io mi alzo al mattino, faccio la mia vita e riprendo. E riprende. Allora, cosa vogliamo bere stasera? Un latte di mandorle. Bene. Più o meno tu fai così? Sì, qualsiasi cazzata. Una volta, guarda, feci un video, non lo ricordo ancora, una cazzata proprio. Cioè, praticamente, queste sono le capsule espresse, rimangono queste qua, no? Sì. Io dovevo cercare di cacciarla sopra senza far cadere le altre, quindi stavo qui a giocare queste capsule così, e sto andando benissimo, una cacata se ci pensi. Ma tu da quanto che fai 3 video al giorno? Video al giorno da quando è iniziata la pandemia. Cioè, come mai l'idea di fare video? Prima non c'erano, prima nel blog, i post. I video c'erano, però mi è venuta l'idea quando Facebook ha iniziato a premiare video perché voleva competere con YouTube. Disse chiaramente che l'algoritmo avrebbe provato di... Poi per essere monetizzati i video devono essere superiori a 3 minuti. Adesso mi dà anche un bonus per i reel, tipo dare fino a $35,000 al mese. Come gestisci vita privata e vita lavorativa? Tutto unito insieme, un miscuglio, perché la tua vita privata poi diventa... Sono confini che difficilmente si riescono a tracciare quando lavori sui social, come chiunque abbia magari un profilo Instagram. Uh-huh. Magari fa le storie su Instagram. Cioè, una Chiara Ferragni, cosa è lavoro e cosa è vita privata? È difficile. Ogni quanto torna in Italia? Se c'è bisogno torno. Tipo adesso ho dei progetti su Milano, ti dicevo, di una bakery, e quindi sicuramente se aprirò quella bakery stavo un po' di più in Italia. Però ecco, diciamo che la mia conquista è il fatto che io, se voglio tornare in Italia adesso, letteralmente vado in aeroporto e parto. Non è che sono obbligato a stare qua perché c'è bisogno della mia presenza in azienda. I video che faccio qua li posso fare anche in Italia, anzi ti dico che quando faccio video in Italia vanno anche meglio. Dopodiché siamo scesi sotto casa per andarci a mangiare qualcosa. Allora, siamo subito scesi per andare a mangiare al deli. Mi hai detto il tuo posto preferito, qua ci vai quando devi mangiare al volo. Sì, io penso che la cosa migliore quando si debba pranzare a New York è andare in questi deli dove paghi a peso. C'è una varietà infinita di cibo, puoi scegliere se vuoi mangiare poco, se vuoi mangiare tanto, insomma, massima personalizzazione, ce l'ho dietro casa. Quante volte mangi qua? Lo 4 volte a settimana sicuro. Pranzo quasi sempre. E costa poco rispetto alla media? Quanto abbiamo speso? $15 a testa? Sì, con $15 della gara e poi per pacca 24. Ah. E anche le 3 di notte trovi buffet. Bello. Te l'avranno fatto in molti. Posto preferito qua in città? Per mangiare senza dubbio il pastrami di Cats Delicatesse. Per godermi invece una bella passeggiata loro a Central Park d'inverno quando nevica. Per me è un posto unico, magnifico. Tu con quale visto sei qua? Sono arrivato qui con un visto E1. Ho fatto la mia vecchia impresa. Sono stato con questo visto 7 anni. Poi nel 2018 ho preso la green card. Di visto lavorativo trasformato in green card. È stato difficile? Di pagare l'avvocato.
molti italiani all'estero hanno un po' di problemi col cibo qua internazionale. Tu cosa mangi? Io lo adoro, mangio ramen, mangio sushi, messicana, qualsiasi cosa ci sia. E anche italiano mangi spesso? Italiano sì, vabbè, lo do per scontato, un bel piatto di pasta a volte. Tu mi hai detto che il tuo posto preferito per mangiare è un posto che fa pastrami, cioè strano. Hai provato il pastrami di cazzo delicatesse? Mai provato. Se lo provi poi mi dici, non è la cosa più strepitosa di sì al mondo. Piero, sei stato veramente gentilissimo, grazie mille. Ti aspetto a New York. Anche io, come Piero, sono sia un creator che un imprenditore. E fare queste domande per me è stato super utile per capire come conciliare le due cose. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!